Buongiorno, benvenuti sulla pagina Facebook delle Biblioteche di Roma. Sono con noi Licia Troisi, Giada Rossi, Roberto Natalini e Andrea Brazzi. È possibile che il fantasy e la fantascienza incontrino la scienza e che possano andare d'accordo? La risposta è sì, se si parte da un'idea di Licia Troisi. La lotta di una civiltà stellare contro un mostruoso drago diventa infatti una sorprendente metafora fantasy del ciclo vitale di una stella, un'ambientazione stellare attorno alla quale ruotano i consueti contributi e approfondimenti sul rapporto con l'uomo e lo spazio e gli oggetti più incredibili ed esotici di cui siamo a conoscenza, i sistemi binari di buchi neri e stelle di neutroni che hanno permesso di dimostrare l'esistenza delle onde gravitazionali. Sono con noi Licia Troisi, scrittrice di romanzi fantasy, appassionata di cinema e fumetti, laureata in astrofisica, con una tesi sulle galassie nere. Ha pubblicato diversi libri per Mondadori, tutti li conosciamo, in particolare nel 2015 ha pubblicato Dove va a finire il cielo, il suo primo libro di divulgazione scientifica, è autrice di svariate saghe molto apprezzate, e nel 2019 ha pubblicato con Mondadori I casi impossibili di Zoe e Lou. Con noi c'è anche Giada Rossi, che è laureata in astronomia, studia comunicazione della scienza e coordina la redazione del magazine Orgoglio Nerd. E naturalmente i nostri carissimi amici Roberto Natalini e Andrea Plazzi, matematici, che dal 2012 si occupano di coordinare il progetto di comunicazione scientifica Comics and Science per CNR. L'incontro è organizzato da Biblioteche di Roma in collaborazione con il CNR. Io sono Simona Cives, responsabile dell'Ufficio Attività Culturali di Biblioteche di Roma. Lascio subito la parola a Roberto Natalini. Saluto tutti gli utenti che sono in questo momento collegati in diretta. Vi ricordo che il video è visionabile sempre sulla nostra pagina Facebook e naturalmente sono molto apprezzati, molto graditi tutti i commenti che giungeranno nel corso di questo incontro. Grazie a tutti. Allora, grazie Simona, buongiorno a tutti. Eccoci qua per un nuovo incontro di questa serie, appunto Appuntamento con la Scienza, che abbiamo deciso di organizzare con Biblioteche di Roma e con l'unità comunicazione del CNR, diretta da Silvia Mattoni, proprio per parlare dei nostri fumetti della collana Comics and Science che stiamo animando con Andrea Plazzi ormai dal 2013. Oggi vogliamo parlare di un albo che insomma per noi è stato molto importante perché ci ha permesso di collaborare con una grandissima scrittrice che è Licia Troisi, nonostante sia presente ne posso anche parlare bene, però che era una cosa che era un obiettivo che ci avevamo posti da tanto tempo, di riuscire a lavorare con Licia che al momento in cui abbiamo cominciato a lavorare non aveva mai scritto fumetti in vita sua e aveva scritto un sacco di romanzi pubblicati tra l'altro in un sacco di lingue. Adesso non so più quante sono le lingue, mi sembra 57, ma non ricordo il numero No, ma di manco io, ma lingue dovrebbero che essere 21, però così credo, 21. eh. Beh, quindi è Cioè, sempre un numero molto grande, ecco, l'ultima 57 volta non che ci ho sono, guardato era 21. sparavo a caso. Però e quindi abbiamo, diciamo, questi libri di fantasy hanno, come dire, spopolato, creando forse un mondo, dei mondi immaginari in cui tantissime persone si sono riconosciute, si sono trovate. Io ricordo, forse la prima volta che ho sentito parlare di Licia, un giorno che stavo a Lucca e cercavo di andare da una parte all'altra di Lucca e non riuscivo a passare, c'era una fila pazzesca di gente che voleva farsi firmare qualcosa da Licia. Ho detto, ma chi è questa Licia Troisi che è così? E poi ho scoperto che, non so, aveva una figlia che era una grande appassionata di Licia, poi ho scoperto tante altre persone, grandi e piccoli, perché sono adulti che leggono il fantasy tranquillamente, non è una cosa soltanto giovanile. Quindi insomma a un certo punto Licia per noi è diventato un obiettivo, deve essere una persona che poi abbiamo scoperto che aveva un dottorato in astrofisica, insomma voglio dire era veramente la persona ideale per fare Comics and Science. Quindi finalmente siamo riusciti a fare questo albo e insomma Andrea è stato faticoso farlo però, no? Non è stato, è un albo che è uscito un altro 2 anni fa che appunto è The Stellar Issue, adesso fra un po' lo vedremo.
ve lo proietto, però Andrea è stata un'impresa non banale, no? Sì, diciamo, tutti i comics and science sono impegnativi perché nascono tutti dal nulla, sono idee che in qualche modo dobbiamo avere, vanno condivise con gli autori e ciascuno fa storia a sé. Questo in particolare, come capita sempre, ma diciamo in modo particolare, è stata un po' una tempesta perfetta all'inizio di circostanze negative, cioè molte delle persone con cui avremmo voluto lavorare volevano lavorare, Eccolo, ma ecco non l'albero. potevano. Questo è il risultato. Quindi penso si possa già vedere così a colpo d'occhio che il risultato non è male, diciamo. Per cui, diciamo, da un punto di vista non importantissimo alla fine, secondo me, ma c'è anche quello, che è quello proprio produttivo, quello di organizzare il tempo e le risorse di tanti autori è partito in salita, perché tutti i nostri autori, che cominciamo un po' a vedere anche qui a monitor, sono tutti, erano e continuano ad essere tutti molto occupati. In particolare Carmine Di Gian Domenico, che è un disegnatore molto noto in Italia, ma ormai da anni anche più all'estero, perché lavora in esclusiva alternativamente per la Marvel o la DC Comics in questo momento, che sono i due grandi, come dire, totem dell'immaginario fumettistico globale da decenni. Voleva essere a bordo, ma non poteva, e tra queste due, diciamo, tensioni opposte abbiamo trovato l'equilibrio nel farci fare dei layout. I layout sono delle bozze anche molto veloci che però danno il setting, una brutta frase che non riesco a tradurre meglio in italiano, cioè impostano visivamente la storia in modo che il disegnatore vero e proprio abbia, diciamo, una traccia da seguire. Questa impostazione di fondo in realtà può essere anche molto importante, e lo è stato nel nostro caso perché Carmine è anche abbastanza noto per il suo senso, per la sua regia, il suo senso del dinamismo, dell'inquadratura. Quindi, anche se in questa funzione di solito abbastanza invisibile, ignota, diciamo, al pubblico, siamo riusciti a avere Carmine a bordo e poi Alessandro Micelli e poi Leonardo Colapietro ai colori. Non l'ho citata perché l'hai già citata tu, naturalmente, la storia è di Licia, siamo partiti da lei. E io sono stato abbastanza stupito, in positivo, soprattutto quando ho capito veramente cosa stava facendo, perché all'inizio non era così, non del tutto. Quando cominciò effettivamente a fare, e qui lascerei la parola a lei, quello che nelle, diciamo, discussioni preliminari, molto in generale, necessariamente erano un po' gli intenti, e cioè sì, una storia, però sarà anche fantasy, ma come si fa a parlare di scienza quando c'è di mezzo il fantasy, che per definizione presuppone degli scenari che non esistono, di pura fantasia in qualche modo. E quindi eravamo tutti un po' curiosi di vedere come avrebbe risolto la questione, lei che è anche appunto ha una preparazione strettamente e formalmente scientifica. E qui lascerei la parola a Alicia per chiederle cosa aveva in mente in realtà quando ci diceva queste cose. Sì, diciamo che la chiave che ho trovato è quella del mito, che secondo me è un po' accomuna, adesso spiego come, non vi fate rizzare i capelli sulla testa, il fantasy e la Che non ci scienza. sono capelli qua, se hai È notato. vero, siamo tutti, ce li possiamo far drizzare poco in questa live. Possiamo raccontare tutte le barzellette sui calvi che vogliamo, guardate. È vero. E quindi, insomma, perché allora, ovviamente il fantasy si rifà alla mitologia, diciamo, è uno dei padri nobili del genere. Dall'altro lato, io ho sempre pensato che il mito è stata la prima forma con la quale l'uomo ha cercato di dare una spiegazione all'universo. È stato, diciamo, appunto il primo modo con cui si è avvicinato alla comprensione. Ovviamente con delle storie che di scientifico non avevano molto, però avevano in sé quel germe di curiosità che poi, secondo me, è la molla che spinge in generale la ricerca scientifica sia dell'umanità nella sua storia, sia della singola persona che decide poi di fare lo scienziato e il ricercatore. E quindi quello che volevo fare era raccontare in termini mitici l'evoluzione di una stella, immaginando che questa stella fosse sostanzialmente un uovo di drago che piano piano evolve, si sviluppa fino ad arrivare ad una catastrofe, che
che deve essere in qualche modo scongiurata. E mi piaceva anche l'idea che fosse qualcuno a raccontare questa storia, perché io mi sono sempre percepita proprio come una specie di menestrello. A me piace raccontare storie, ho cominciato a farlo che ero molto piccola, continuo a farlo adesso, mi rendo conto che è proprio il mio modo di avvicinarmi al mondo. E quindi inserire un personaggio che raccontasse questa storia, proprio come se fosse un Aedo, se vogliamo, ok? Mi piaceva molto. Quindi questi erano gli elementi, insieme ovviamente alla componente supereroistica, che stando tutta la mia storia, le cose che mi piace raccontare, sarebbe stata sicuramente declinata al femminile. Quindi messo insieme queste cose, anche i supereroi non sono casuali, perché io credo che anche tutto il filone supereroistico si rifaccia al mito che era quello del semidio sostanzialmente. E quindi mi sembrava un buon modo per declinare quel tema che avevo scelto in termini contemporanei. Io appunto a questo punto chiederei a Giada che anche lei nella doppia veste, da una parte una laurea in astronomia e dall'altra diciamo una pratica e un mestiere di comunicatrice della scienza. E tu insomma hai letto questo fumetto in anteprima, anche perché hai scritto un articolo per questo numero di Comics and Science. Ecco, che cosa hai trovato che ti risuonava sia come comunicatrice che come fisica, insomma, come astronoma? Allora, sì, secondo me è moltissimo la questione del fascino e della curiosità, nel senso che spesso si trova un po' dissonante fare dei fumetti che parlano di scienza, perché quando si dice parlare di scienza si pensa a dover inserire le informazioni di un libro di testo in un'altra cosa. Per cui si pensa com'è possibile, come si fa a inserire le informazioni di un libro di testo in un fumetto. Mentre secondo me questo fumetto riesce sicuramente a dare delle informazioni, perché questo comunque c'è riguardo all'evoluzione stellare, ma anche a darti quella curiosità, quel ah figa, sta cosa voglio saperne di più, voglio capire meglio, che secondo me è parte di quello che bisogna fare quando si racconta la scienza. Ma secondo te, diciamo, ecco questo, effettivamente è vero che il fantasy e la scienza a priori non sono, è difficile coniugarli, ecco, questa sfida che c'era all'inizio? No, io su questo concordo moltissimo con Licia sul fatto che alla fine la scienza è, nella sua forma un po' forse quella che immaginiamo un po' più alta, è trovare dei fili conduttori che facciano funzionare delle cose, no? E anche molta della scienza è stata trovare delle storie alla fine che spiegassero delle cose, e a volte magari si sono rivelate sbagliate, perché non solo i miti magari avevano sbagliato su che cosa sono le stelle, ma anche la scienza ha sbagliato. Sono state trovate delle idee, si è pensato che okay, questa cosa funziona, ha una sua coerenza, poi è arrivata un'altra cosa che ha fatto sì che quella coerenza cadesse. Quindi secondo me c'è molto del trovare un racconto, trovare una coerenza, far figurare delle parti nella scienza. Quindi c'è Quindi tu tanto in realtà. vedi un filo conduttore continuo tra diciamo, il mito e la scienza e non un'opposizione, ecco, in qualche modo. No, se io vedo un filo conduttore continuo perché lo vedo nell'uomo che cerca di spiegarsi delle cose. Questo è alla fine il succo, sia del mito che della scienza. Poi noi adesso spesso tendiamo a vedere i miti, soprattutto appunto quelli molto antichi, come una cosa che vabbè, si erano inventati sta roba. Però era comunque un modo di spiegare che è quello che poi fa la scienza, sicuramente con gli strumenti di adesso e con metodi diversi, però la curiosità di base è la stessa. Io a questo punto chiederei ad Andrea, e magari rimettiamo un attimo l'albo, di raccontarci un attimo la genesi materiale di questo fumetto, perché appunto come dicevamo, Carmine Giandomenico ci ha creato uno storyboard, diciamo, delle gabbie, anzi, però poi sono stati Alessandro Micelli e Leo Colapietro che hanno realizzato questo capolavoro che vedete davanti ai vostri occhi a partire dalla storia scritta da Liscia. Sì, un'idea, un po' si è capito, per metà l'ho detto, per metà finisco di esplicitare il fatto che dovevano condividere, convivere diverse esigenze, le scadenze, dovevamo uscire in tempo, la complessità del lavoro e il controllo
sulla qualità che noi abbiamo un po' come una specie di totem sacro, inviolabile, nei limiti delle nostre capacità. Questo è una cosa che abbiamo sempre condiviso con tutti gli autori. Ciò detto, con Licia più o meno, il più o meno entra in quel grado di variabilità e adattabilità che dobbiamo metterci tutti. Avevamo concordato un lavoro, diciamo, all'americana, o meglio, in stile Marvel, quella per cui un soggettista, autore della storia, dà delle indicazioni di massima su quello che si svolge nella storia, magari per blocchi di pagine. La storia viene in qualche modo disegnata con vari gradi di finitezza dagli storyboard di Carmine, su cui poi Alessandro Micelli ha impostato delle matite più finite, anche più leggibili per noi, ai dialoghi che vengono apposti alla fine. E questo lavoro complica molto il coordinamento tra le parti, ma permette, perché è molto più modulare, di segmentare il lavoro e di diminuire i colli di bottiglia. Inoltre, se gli autori trovano un minimo di una qualche sintonia, in realtà lascia tutti molto più liberi di fare il proprio lavoro. Il risultato è questo che stiamo vedendo, con l'aggiunta di un'osservazione molto importante. Il fumetto tipicamente, ma non necessariamente, vive di un disegno. E già l'ho chiamato disegno, non l'ho chiamato illustrazione o pittura, che ha delle caratteristiche che nascono storicamente per motivi legati alla riproduzione. C'è una matita, cioè un disegno che può essere corretto, rifatto, cancellato, che poi viene ripassato a china, quindi con un tratto nero, per precisarne i contorni ai fini della riproduzione. Non stiamo vedendo in questo momento nulla del genere noi, perché, o meglio, in piccola parte, in alcune pagine sì e in altre no, perché questa tecnica naturalmente è di base, ma da tanto tempo, anche per motivi tecnici e per l'evoluzione dei supporti, che restano fisici, ma sono in qualsiasi momento, se necessario, anche digitali, ovviamente è stata affiancata, non superata, ma affiancata da tante altre possibilità. In particolare Alessandro ama lavorare analogicamente su carta fino al fatidico tratto nero, che qui stiamo vedendo in alcune immagini, poi digitalizzando il tutto e passando a un Scusa, il tuo telefono colorista stoppa, in potresti genere risentire? di sua fiducia, come in questo caso Leonardo, permette una integrazione tra il disegno e il colore che è molto alta, vedete? In queste immagini lo rendono molto chiaramente, è particolarmente spettacolare. Ecco. E tutto questo è un po' complicato dal punto di vista appunto dell'organizzazione del lavoro, ma quando riesce ci lascia tutti molto contenti, diciamo. Licia, come hai trovato questo fumetto rispetto alle tue aspettative e soprattutto quanto la fusione tra elementi scientifici, come abbiamo visto prima, c'erano delle immagini che sembravano prese quasi da quelle dei telescopi, con immagini invece più simili, più che al fantasy, alle storie di supereroi, perché qui abbiamo un po' tutte e due, no? Abbiamo un misto tra una supereroina che sembra un po' Captain Marvel. E diciamo i draghi, no? Ecco, come hai visto, come hai trovato questa fusione? No, mi è piaciuto tantissimo il risultato finale, anche perché secondo me esteticamente è favoloso. Poi vabbè, si vede, stiamo vedendo le pagine. È secondo me di una Io bellezza le ho messe insieme perché secondo me quest'uomo sì. va letto aprendo le pagine, non una tavola per volta, ma ha bello spiegato, no? Vero? Sì, è vero, perché poi ce ne sono tantissime e sono pagine doppie, anche perché questo secondo me rispecchia una cosa dell'astronomia, cioè l'astronomia dalla sua c'ha questo vantaggio che si basa su delle immagini che sono anche proprio esteticamente belle, una delle forze della divulgazione dell'astronomia, e quindi secondo me riportare anche nel fumetto questo aspetto, usarlo a nostro favore era una cosa importante. E io ricordo che infatti avevo mandato all'illustratore, anche al colorista, mi sa, soprattutto all'illustratore, tutta quanta una cartella che non finiva più, piena di immagini che erano riferimenti astronomici delle cose che poi avrebbe disegnato, ed è per quello che insomma sono molto vicine
agli oggetti reali quando abbiamo delle immagini astronomiche degli oggetti reali, oppure alle simulazioni scientificamente più plausibili quando non ci abbiamo la foto, che ne so, della protostella perché direttamente non l'abbiamo ancora vista. E quindi no, mi piace veramente tantissimo, secondo me. Poi io proprio con questo fumetto mi sono resa conto di una cosa che stupidamente da appassionata e fruitrice dei fumetti non avevo mai colto veramente, cioè l'importanza del colore. Cioè, secondo me in questa storia il colore è proprio un elemento narrativo che concorre insieme a tutto il resto a raccontare in modo più efficace la storia. E alcune cose, perché io poi ovviamente ho visto anche le pagine in bianco e nero, e alcune cose le può raccontare solo il colore. E quindi niente, mi ha stupito, ho anche imparato qualcosa. Giada, te come invece, come astronoma, ecco, che cosa ci ritrovi dalla tua esperienza? E soprattutto questo discorso del colore è interessante perché in realtà molte immagini astronomiche sono colorate in maniera artificiale, no? Finta. E quindi che ne pensi? Secondo te è efficace questo tipo di presentazione? Che cosa ti ha suggerito a te dal punto di vista anche estetico, forse? Sì, allora io concordo anche perché è vero che uno dei grandi vantaggi dell'astronomia sono le belle immagini, che le possiamo mettere come sfondo di Windows, queste belle cose che fanno tutti, no? Appassionare all'astronomia. Però è anche vero che uno dei problemi è che sono cose che non possiamo vedere, neanche, cioè noi con i nostri occhi non possiamo vederle, e di alcune non ci sono ancora le belle immagini astronomiche, come diceva Licia. E quindi secondo me c'è anche una forza nel mostrare delle cose, nel poter disegnare delle cose che così non si sa, non si potrebbero vedere, no? Anche molto spesso anche nei paper scientifici ci sono i disegni, diciamo, che c'è scritto, no? Questa è una rappresentazione artistica di quello che sarebbe. Quindi, secondo me, è molto importante, è molto interessante questa questione del colore, perché appunto sono cose che sì, non possiamo vedere come la Via Lattea nelle belle immagini di sfondo di Windows, ma dobbiamo o immaginarcela, che però è piuttosto difficile, sia per gli astronomi sia per tutti gli altri, oppure vederle, diciamo, disegnate. Quindi è molto importante che siano disegnate, secondo me è molto importante che ci siano dei disegni di queste cose anche non solo, appunto, nei libri, nei paper, eccetera. Cioè, creare un immaginario in fondo della Sì, nostra, esatto. degli oggetti astronomici, che tra l'altro, diciamo troppo spesso, appunto, pensiamo ai buchi neri, no? Che vivono nel nostro immaginario come oggetti di cui si parla, però li abbiamo visti soltanto l'anno scorso, no? Quindi, visti poi anche lì con una rappresentazione numerica, digitale, di un fenomeno, insomma, ricostruito, cioè non si vede nulla in realtà, però si vede una macchia rosa, arancione, che è stata creata artificialmente, tra l'altro. Quindi, insomma, Licia, questo tuo dualismo tra l'essere stata per molti anni una studiosa di fisica, astrofisica, astronomia, e poi ritrovarti a, diciamo, a parlarne a livello di immaginario, no? Tra l'altro facendo anche la divulgatrice, perché hai scritto anche dei libri di divulgazione, no? Cosa ti piacerebbe anche in prospettiva raccontare, no? In futuro? Cioè, adesso abbiamo raccontato questa parte che in parte affondava, credo, le radici nelle tue ricerche, no? Cioè, questa Sì. storia è molto collegata alle tue ricerche anche di tesi, no? Quindi, diciamo, il ciclo vitale delle stelle, no? In fondo era un argomento che avevi Sì, studiato, no? scantona un pochino verso le alte energie perché è una supernova, però sì, io tutta la mia carriera di ricercatrice sono stata una fisica stellare, quindi studiavo l'evoluzione delle stelle, principalmente all'interno di oggetti di vario genere che sono le galassie nane, cioè delle galassie un po' piccine, che sono state oggetto della mia tesi di laurea, e gli ammassi globulari che invece sono stati oggetto della mia tesi di dottorato, che sono sostanzialmente parlocchi, degli oggetti più o meno sferici con dentro un centinaio di migliaia di stelle, più o meno. E quindi io studiavo principalmente quelli. Quel di cui mi piacerebbe parlare, io in realtà a settembre ne esce un altro libro divulgativo che parte proprio dalle immagini e cerca di raccontare il nostro rapporto con il cielo attraverso una serie di immagini non necessariamente strettamente astronomiche, alcune addirittura sono dei dipinti che però secondo me possono essere lo spunto per capire qual è stato il nostro rapporto col cosmo, come abbiamo cercato di capire le varie cose. E poi recentemente mi è capitato, non era la prima volta, però è stato particolarmente divertente di parlare di astronomia con una classe di bambini della quinta elementare. E devo dire che è bellissimo, loro avevano preparato tutta quanta una serie di domande,
stupende, alcune sono dovuta andare a studiare perché facevano riferimento a dei fenomeni che non conoscevo e quindi è stato molto molto divertente. Quindi poter parlare magari in futuro anche di astronomia ai bambini, ai ragazzi più giovani è una cosa a cui sto cominciando a pensare, anche perché appunto loro sono portatori alla massima, all'ennesima potenza di quella cosa che dicevamo all'inizio, di quella curiosità che io appunto identifico come la molla del sapere scientifico. Ok, ma invece secondo te già da comunicatrice, quali sarebbero, e appunto da astronoma, secondo te quali sarebbero gli argomenti che potrebbero essere trattati in nuove storie, in nuovi anche fumetti, no? Per la divulgazione, cos'è? Perché si parla sempre di buchi neri, però forse ci stanno delle cose di cui non si parla che potrebbero essere molto interessanti, no? Allora sì, qui un po' sfondi una porta aperta, nel senso che io Non penso ci siamo che... preparati però, No. lo dico subito. No, allora io ho sempre avuto un po' più un affetto verso tutto l'aspetto della cosmologia, quindi l'evoluzione dell'universo, queste cose qui, che secondo me sono molto molto difficili da raccontare, perché sono molto difficili da visualizzare, come dicevamo prima, nel senso che boh, non c'era l'universo, cosa c'era, cioè molto... Sono cose che non solo proprio visivamente con delle immagini si fa fatica a visualizzarle, ma anche con le parole sono difficili da capire. Quindi mi piacerebbe che si parlasse di questo e se ne parlasse, come diceva Licia, ai bambini, ai ragazzi, insomma, non solo a livello di libri complicatissimi che parlano di matematica, come è ovvio che debbano, però mi piacerebbe riuscire a portare queste cose appunto a livello di riuscire a visualizzarle, però è molto difficile, quindi è più che una speranza, è anche proprio un'ambizione che questa cosa si riesca a fare. Ma proprio mentre parlavamo con questi, tra l'altro era la classe di mia figlia, e mi avevano chiesto, ma l'universo... Scopriamo gli alterini, scopriamo, dai. Me l'hanno chiesto e quindi ho fatto questo incontro sempre così, eravamo 30 persone collegate e un bambino mi ha chiesto, morirà l'universo? Come morirà l'universo? Brutta storia, Esatto, brutta domanda. allora, invece Andrea, secondo te, no, questo filone, perché in realtà è un filone che tira tantissimo, no? Pensiamo a Interstellar, a tantissimi film che hanno toccato il nostro immaginario, tra l'altro con la collaborazione sempre, anche lì, Kip Thorne, cioè con la collaborazione di scienziati, perché non si riesce a fare in realtà a parlare di questi temi senza coinvolgere gli scienziati, no? Ecco, secondo te questo filone continuerà? È una cosa che vedi bene per il futuro? E il fumetto, secondo te, è adatto oppure ci vuole il cinema alla fine? Ma credo che siano due cose diverse, con pubblici ovviamente diversi anche come ordine di grandezza, ma con una loro indipendenza e ciascuno con un loro perché, altrimenti non staremmo qui a fare comics and science tra le altre cose. E credo che anche se, come dire, filoni o approcci più classici, più anche più ingenui di narrazione fantastica, senza preoccupazioni di verosimiglianza o aderenza a quello che sappiamo, allo stato dell'arte, della conoscenza scientifica, continueranno a essere. Credo che questa idea di fondare concretamente, penso anche a The Martian di Ridley Scott, una vicenda avventurosa, appassionante, con degli elementi di interesse per un pubblico generico, in dati oggettivi, non nella conoscenza così alta in senso astratto, ma in quello che si sa, che può cambiare nel tempo, ma quello è in quel momento di quell'ambiente, di quell'ambito scientifico, in realtà continuerà anche perché questa verosimiglianza che chi narra e chi racconta, chi scrive, sa bene essere cosa ben diversa dalla verità e dalla cronaca, su questa cosa scriveva bene anche molto Asimov tanti tanti decenni fa, e anche Ray Bradbury ha scritto delle belle pagine sull'importanza della verosimiglianza nella narrazione fantascientifica, rendendo questo accostamento non un'antinomia, ma un matrimonio, diciamo, importante. Quindi credo che entrambi questi approcci proseguiranno. E quello, il primo, il secondo che ho citato, quello che magari per fare un film
dove il protagonista è anche un buco nero, si affida a uno dei più grandi relativisti viventi, che poi si prende il Nobel per la scoperta delle onde gravitazionali. Ecco, penso che proseguirà anche perché è un elemento di novità ed è stato talmente pubblicizzato da essere così interessante, elettrizzante, tra virgolette, quelli del Nobel mi perdonino per aver usato questo termine, da essere da aiutare la promozione anche dei film, sinceramente. E quindi sì, tutto ciò ha il suo perché, e termino con una cosa, mi ha molto colpito perché ha sfondato spontaneamente, anche qui, senza nessun accordo, una di quelle porte aperte a cui faceva riferimento Giada, con la parola menestrello usata da Licia, perché io sono anche, non soltanto, ma anche molto attaccato all'elemento non semplicemente narrativo, ma di intrattenimento. Cioè, un menestrello è una persona che racconta delle storie favolose, incredibili o vere, più o meno trasfigurate, in un modo che appassiona le persone, che restano ad ascoltarlo. Non c'è modo migliore, non c'è neanche una ricetta per riuscirci, non c'è modo migliore per avere l'attenzione e la memoria delle persone, cioè per far loro ricordare ciò che hanno sentito. Ed è ciò che ci hanno di fare noi con i nostri fumetti pieni zeppi di una fantasia scatenata, che però sullo sfondo hanno quello che noi sappiamo delle cose della scienza. Benissimo, a me sembra che con questo possiamo. Sono le 11:31, dalla regia ci fanno segno che il nostro tempo praticamente è esaurito. E allora io ne approfitto per un minuto, anche se abbiamo sforato già, per dire che intanto tutti questi albi, compreso quello di cui abbiamo parlato oggi, tutti gli albi Comic Sans Sense sono ancora in questo momento scaricabili dalla pagina di cnr.it. Slash it slash Comics and Science, che appunto, ma se cercate Comics and Science CNR la trovate e potete andare lì. Li abbiamo messi in PDF qua sopra. Sono acquistabili su Amazon, presso il bookshop online di CNR Edizioni, presso molte fumetterie. E quindi per avere il cartaceo a casa, chi lo volesse avere. E poi insomma che non finiscono qui. Allora, intanto ne è uscito uno nuovo e ne abbiamo parlato un paio di settimane fa ed è uscito a maggio, appunto questo albo sull'intelligenza artificiale. È in preparazione il nuovo albo per la fine dell'anno, ma forse per adesso non ne parliamo, Andrea, magari lasciamoci un po' di suspense. E la prossima settimana, sabato prossimo, ci troviamo qui per parlare dell'albo che è uscito a novembre, a ott fine ottobre del 2019, che era l'albo sulla chimica. Quindi, insomma, ci sono tante possibilità di raccontare storie, di leggere queste storie sulla scienza. Cerchiamo come CNR da anni di raccontarle, non limitandoci poi alle ricerche del CNR, ma insomma, quando abbiamo possibilità di raccontare i nostri risultati, lo facciamo molto volentieri. Come sarà per esempio nel caso della chimica, la settimana prossima avremo infatti un ricercatore CNR che ci racconterà cosa fanno all'ICOM di Firenze. E insomma, ecco, diciamo, pensiamo ancora di continuare, chissà, forse faremo un nuovo album con Licia prima o poi, speriamo, questa è così, Perché no? una speranza, insomma. Va bene, allora io penso che ci possiamo fermare, forse Simona ci voleva raggiungere per salutarci, eccola qui. Eccoci, eccoci. Allora, grazie a tutti. Sì, siamo giunti alla conclusione dell'incontro. Ringraziamo gli utenti che si sono collegati, abbiamo avuto moltissime connessioni. Gabriele Bianchi, uno degli utenti che si sono collegati, dice: confermo, la morte dell'universo è sempre un argomento che piace ai bambini. E io vorrei precisare perché, tra l'altro, tra i vari commenti, Sara De Luca, scrive: mi farebbe piacere anche poter tornare a riprendere i libri, saremo diligentissimi. Allora vorrei, ecco, precisare che l'offerta culturale online prosegue. Ci vediamo sabato prossimo sempre con Roberto Natalini e Andrea Plazzi e parleremo di chimica. Ma nel frattempo alcune delle biblioteche del sistema romano hanno riaperto. Per la precisione ci sono 12 biblioteche aperte. Pertanto, se volete restituire libri o prenderne in prestito, potete farlo tranquillamente tramite prenotazione
osservando tutte le cautele, ovviamente, che questa fase ancora di emergenza ci impone, collegatevi sulla nostra pagina Biblio2 e troverete tutte le informazioni per prendere i libri in prestito. Io ringrazio ancora Roberto Natalini e Andrea Plazzi di Comics and Science che ci hanno aiutato a costruire questa bellissima diretta. Ringrazio moltissimo Giada Rossi e Licia Troisi. E vorrei ricordare, per concludere, che Licia Troisi è una vecchia amica delle biblioteche di Roma e, tra l'altro, proprio perché è un'autrice italiana così tanto tradotta nel mondo, non so se Licia se lo ricorda, è stata anche ospite della Casa delle Traduzioni. Mi sa di Una volta la Casa delle Traduzioni è una delle biblioteche del sistema delle sì. biblioteche di Roma, delle 39 biblioteche del circuito romano, ed è una biblioteca specializzata sul tema della traduzione. Uno degli obiettivi di questa biblioteca è proprio la promozione dell'editoria italiana nel mondo, e quindi qualche anno fa ormai abbiamo avuto modo di parlare della enorme diffusione dei libri di Licia Troisi nel mondo e noi ne siamo molto orgogliosi. Quindi Grazie. grazie, grazie a tutti per questo incontro bellissimo. Vi ricordo che a mezzogiorno siamo ancora collegati con la casa editrice Codice e ci vediamo invece con i nostri amici del CNR sabato prossimo alle 11 e parleremo del tema della chimica. Grazie, grazie a tutti. Grazie a Loretta Cifarelli, alla regia, che è nascosta, ma c'è. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, buona giornata, Ciao. buona domenica.